La morte di Oliver Bekele. Sono morto alle 6 del mattino di un sabato, dopo 3 giorni di malattia. La giovane moglie stringeva le mani e poi scoppiò in lacrime. Io sentivo tutto, ma i suoni sembravano provenire da molto lontano. Soltanto l'occhio sinistro sembrava percepire un lontano chiarore. La volontà era morta. E nessun muscolo mi rispondeva. Solo il pensiero indugiava, lento e torbido, ma perfettamente lucido. O era l'anima ad attardarsi in quel modo prima di volare via? Poi anche la tenue luce dell'occhio sinistro si spense. Non mi ero accorto che mi avessero chiuso le palpebre, ma quando me ne resi conto, mi sentii gelare. Però potevo ancora sentire. Nella stanza arrivarono altre persone. Quanto tempo era passato? Nebulosamente udii che il funerale era stato fissato per le 11, dopodiché sarei stato sotterrato. Ma più della morte mi aveva sempre spaventato il pensiero d'essere sepolto. Sentii dei rumori, sgraziati, maldestri, come di qualcuno che portasse dentro un mobile. Era la mia bara. Mia moglie prese a vestirmi come si fa con i cadaveri e delle mani sconosciute mi sollevarono e mi deposero nella bara. Quando 2 colpi di martello conficcarono il primo chiodo, provai come un brivido nelle ossa. E altri ne seguirono in rapida serie, brutali e assordanti. Ma non so come, in qualche parte di me, io sentivo che piangevo, come mai avevo pianto in vita mia. Poi ascoltai le parole confuse di un prete ed ecco che mi calavano nella fossa e le corde sfregavano sugli spigoli della bara. Poi un colpo tremendo e pensai che la bara si fosse spaccata in 2. Dio mio! Fu come se svenissi. Non esistevo più. E invece, confusamente, poco a poco, tornai in me. L'aria mi mancava e io sentivo freddo. Volli alzarmi di scatto, ma picchiai la testa e l'orrenda verità mi attanagliò. Ero sepolto vivo. Cominciai a dibattermi, a graffiare il legno con le unghie. Fuori di me, dal terrore, cominciai a inarcarmi con tutte le mie forze sui piedi, sulle reni, sbattendo sui gomiti e sulle ginocchia, tirando calci da spaccarmi le ossa. E urlavo, urlavo come un pazzo, con una voce che non era più neanche la mia. Poi mi sembrò che la bara cedesse da qualche parte. Allora battei con forza i talloni, pregando che da quella parte ci fosse una tomba scavata di fresco. All'improvviso i miei piedi affondarono nel vuoto e non ebbi da superare che un sottile strato di terra e strisciai in una fossa ancora aperta. Mio Dio, ero salvo. Restai sul dorso a fissare le stelle con la testa vuota non so per quanto tempo. Potevo correre a riabbracciare mia moglie e i figli, ma mi accorsi che non lo desideravo. E da allora è strano, non l'ho più desiderato. Ho rimesso la terra a posto, in modo che non si accorgessero di nulla, e me ne sono andato via. Come un fantasma, senza mai farlo sapere a nessuno. Quanto cambia un uomo dopo essere sopravvissuto a una simile esperienza. Ma ero ancora un uomo? Me lo sono domandato per tutta la vita, aspettando che la morte tornasse a trovarmi.